Nel precedente episodio della Brothers Adventure, due piccoli Steve spawnano in un nuovo mondo alla ricerca di una nuova e indimenticabile avventura, la quale già dal primo episodio si rivela davvero molto bizzarra e curiosa. Ehi, piccoli Steve, benvenuti in questo nuovo episodio della Survival con Sabrina. Oggi ragazzi, scusa, non ti ho fatto salutare. Oggi ragazzi andremo in caverna. Perché? Perché dobbiamo farlo, cioè se non lo facciamo oggi... Perché no. Sì, se no dopo non abbiamo materiale. Eh certo, è quello il motivo, ma io tanto, dato che io giro con le parole, vabbè. Allora, questa è la pecora rossa che abbiamo trovato nel primo episodio, cioè proprio magia. Un'altra sta lì e un'altra sta più là. Abbiamo tagliato un po' di alberi qui di betulla, infatti abbiamo, come vedete qua, un po' di legna, assi di legna. E adesso andremo a... sì, infatti, grazie a Sabrina, ringraziamola. E adesso andremo in caverna. Andremo in miniera. In miniera. Allora, seguimi Sabrina, che quell'altra miniera non era una miniera, quindi adesso... cerchiamo una buona miniera. Allora, qui ci sono tante betulle. Troppe betulle. E troppe betulle significa troppo. Un'altra pecora. Troppo sacre, cioè, no, allora, sai allora. Che mi fa pensare alle... cioè, in verità sono le mucche. Aspettate, per provare il fatto che questo è vero, vi metto il seed, copiatelo, ve lo metto anche in descrizione e vedrete che queste pecore rossa spawnano automaticamente nel mondo. Cioè, sul serio, un'altra pecora rosa? Allora, o Minecraft è buggato e la 1.8 è buggata, ma io o non lo no, so. Spero di no, perché sarebbe una cosa fantastica. Wow, cioè no. Va bene, dai, noi rimaniamo su queste pecore rosa. Lei la lasciamo in libertà, quelle tre pecore rosa, perché sono tre, vabbè. Così. Una nera. E va bene, allora, ora le lasciamo queste pecore e continuiamo. Un'altra rosa? Ragazzi, allora, secondo me è una presa in giro. Allora. Mi sa che si sono accoppiati il nero e il bianco. E hanno dato rosa, veramente? Stai scherzando? È una cosa logica. Ricordo che la probabilità che nasca una pecora rosa è bassissima, però è possibile. Su Minecraft Survival in vanilla è possibile. Ma aspettate, anche quell'altra rosa lì. Il mondo delle pecore rosa. Questo è il mondo delle pecore rosa. Un'altra pecora rosa, eccola. Dove? Dove la vedi? Aspetta, io non so dove sei te. Avanti, indietro. Ma indietro, penso che di averla già vista. Ma se tu non ci vuoi mandare un piano. Quella dici? Sì. Sì, infatti. No, no, l'avevo vista, penso, nell'episodio 1, non sono sicuro. E ragazzi, questo è il mondo delle pecore rosa. Questo è Pink Sheep World. Questa è una bella caverna. Ok, dove sei? Dove sei che arrivo da te? Vicino a quell'isola che dici tu, io arrivo, sto arrivando. Dovremmo creare una coltivazione. Vabbè, basta. Basta, no, allora, già il rosa è... ok, è un colore... dove stai? Dove ti trovi? Vicino all'isola. Io sono vicino all'isola, solo che io non ti vedo. Ah, ok, ti vedo. Dove c'è una grotta? Qui? Quest'isola potremmo creare qualcosa. Dove? Sto arrivando? È questa. No. Dove? Vediamo un po'. Ok. Va bene, scendiamo. Sì, ma siamo pronti? Non c'ho niente di cibo. In effetti, vai a uccidere un po' di polli là in giro. Io intanto scendo e prendo questo ferro che vedo qua in superficie e inizio a scavare. Anche il granito ci servirà per le costruzioni di cui si occuperà Sabrina. Io magari farò qualche ritocco alle costruzioni per renderle un po' più dettagliate, però sarà Sabrina quella che costruirà. Io la casa la faccio su quell'isola. La vuoi fare su quell'isola?
Io direi di mantenere quell'idea che avevo nella mia survival, e cioè di proporre delle case per ogni bioma. Esatto, quel che vorrei. Secondo me è una bella idea, cioè fare una casa per ogni bioma, fare un rifugio per ogni bioma, perché è qualcosa che non so, magari qualcuno sicuramente l'avranno fatti altri, però è una bella idea e a me piace. Io scavo, banco di prova, scusa, quell'achievement non l'avevi già fatto? No. Come no? Vabbè. E ok, io scavo qui. Tanto ci siamo già preparati altri due picconi di riserva per appunto non rimanere senza strumenti. Ferro. Sì, ma magari non ti uccidere, perché quale ferro? Quello sotto? Ho visto anch'io, grazie, mi hai fatto notare questo ferro. Ok, ghiaia che cade. Ah, qua niente, va bene. Abbiamo trovato anche un po' di ferro, ragazzi. Io spero che questa serie sia la volta buona di una serie fatta per bene. Ok. Oh, attenta! Che paura, mamma. Sabrina, stai attenta. Cioè, non abbiamo neanche l'armatura. No, ferma, non abbiamo neanche l'armatura, è pericoloso. Dobbiamo prendere solo le cose più utili, ok? Aspetta. Quindi il nostro obiettivo adesso è il ferro e il carbone, ok? Prendi il ferro e il carbone, dato che comunque... Aspetta, devo fare un attimo la fornace. Va bene, quella la puoi fare anche quando parlo io, non è... Ops, un problema. Qui c'è parecchio ferro e carbone, quindi stiamo a posto. Ok, brava. Ciao, piccolo zombie. Ciao. Allora, allora, è una bella caverna, secondo me. È una bella caverna che va esplorata per bene. Dobbiamo ricordare che si trova in questa zona. Così almeno, dato che penso... Oh mio Dio. Ok, muori malamente. Perfetto. Ok. E dobbiamo, perché comunque penso sia una caverna di quelle grandi che si estendono. Io non lo so. Che sì, è bellissima questa caverna, perché magari ci stanno anche i diamanti, sarebbe una cosa fantastica. Ok, c'è anche dell'acqua per risalire, va benissimo, va perfettamente. C'è il ferro, quindi potresti prendere l'acqua. Con il secco. Hai ragione, bravissima. Allora, ok, è buio fuori. Sì, però qui prova a fare una scala per poter salire velocemente, sennò poi... Io non ne ho anche una spada, ti ho notato. Non hai una spada? No. Ah, perché non te l'ho data, scusa. Vieni qua. Io non te l'avevo data. Sta qua sopra. È scesa, sta sotto. Dove scavavi prima. Ok. Allora, qui hai cotto il... qui così perfettamente, ho messo il ferro, adesso cuoce. Attenta! Oh mio Dio, no. Ho un cuore e mezzo. Mannaggia, prendi, mangia tutto. Non fa niente. Allora prendo io. Mannaggia, com'è possibile che ti tieni? Sì, cosa? Ecco il pollo. Un attimo. No, ce l'ho, tranquilla. Ce n'ho parecchio, Allora rambo. Prendi 4, tieni. Allora no, dobbiamo fare molta attenzione, dobbiamo essere cauti, perché qui la situazione non è tra le più belle. È un bel casino, perché è parecchio rischioso qua. Vabbè. Qui poi c'è dell'erba dentro una caverna. Il gioco è esplorarlo. Ho sentito un altro scheletro, lì c'è un creeper. Oh mio Dio, ho trovato un mob spawner. Non ci credo. Un mob spawner. No, ragazzi, ma che seed è? No, veramente. Allora, seed in descrizione per la vostra vita. Ci sarà sempre Il seed, abbiamo trovato uno spawner. Ecco. Mi hai visto? Attenta, no, attenta, non venire qua. Prima prendiamo questo ferro qui. Te lo prendo. Dobbiamo stare ok, va bene, allora io provo a... Anzi no, dobbiamo farlo insieme. Dobbiamo prendere questo mob spawner insieme. Se crafti un secchio. Crafta un secchio. Ok, e vabbè, anche una spada se vuoi. Anche due, anche per te, così almeno siamo a posto. Vieni qua. Grazie. Ok, perfetto. Prendo l'acqua qui. C'era quest'acqua. Ok.
Fatto. Vieni qua ad aiutarmi con questo mob spawner. Tieni, ti devo dare una spada. Oh mio Dio, stavo per cadere perché ho preso un blocco male. Dove? Oh, grazie, grazie. Ok, utilizzo questa spada per il mob spawner. Dai, abbiamo trovato un mob spawner, wow. Ragazzi, è il mondo più fortunato che io abbia mai trovato in Minecraft fino adesso. Metto le torce qua vicino. Dove sta il mob spawner? Ferma, ferma, ferma. Sta qui. Un creeper. Lo uccido io. Ho sentito anche uno zombie. Sì, anche io ho sentito. Ok, l'ho fatto esplodere, vabbè, non fa niente. Andiamo, sta qui, ecco, lo zombie sta qua. Il mob spawner sta qua, vieni qua a mettere le torce, vieni subito. Quei ragni sono despawnati. Questo che è? Di ragni, ok. Metti le torce, bravissima, dappertutto, dappertutto. Ok, ok. Mettiamolo qua. Quanta bella. La targhetta, la sella. Oddio, bardatura di diamante. Anche quella d'oro. Bello. La target, il target. C'ho pure le grane, vedo un grande. Perfetto, perfetto. Wow, no. Ragazzi, è il mondo più fortunato che io abbia mai trovato fino adesso. Io non ci credo, è assurdo. Un creeper. Magari non viene vicino a me, vero? Sì. Fermo creeper, attacco dall'alto, perfetto. Bravo. Ok, l'ho ucciso. Intanto va, io proseguo perché metto la torcia. Ok, vai, continua. Ecco la lava. E pipistrello, e via. Dobbiamo prendere anche questa questa mossy stone, mossy cobblestone, che può essere bella per l'arredamento. Wow, che mondo spettacolare. Ma questa cosa finisce. Ragazzi, è il mondo più bello. È fantastico. Allora, ricordo, versione 1.8, il seed in descrizione o anche adesso all'inizio di questo video, come avete potuto vedere, se lo avete visto, sicuramente. E niente. Oddio, musica maledetta di Minecraft. Non è per questo episodio, potrebbe andare. Perché comunque abbiamo trovato parecchie cose e una cavalcatura in diamante che ora come si chiamava? Bardatura, no, non so neanche che significa bardatura. No, è bardatura quella D. Bardatura. No, non è una barba, tranquilla. Questo spawner dobbiamo fare uno spawner automatico. Quindi non lo dobbiamo rompere assolutamente. Ok, vado a prendere quell'acqua. Così almeno stiamo a posto. Così abbiamo anche l'acqua per dopo. Ok, dobbiamo ricordarci di questa caverna. Dobbiamo ricordarci. E quindi faremo gli metteremo, che ne so, una torcia. Non una torcia, una torre, diciamo. Un pilastro. Ok, allora qui è una brutta cosa, quindi sopra ci andremo un'altra volta. Ma per andare sopra, ok, da questa parte. Qui è però rischioso. Aspetta, ecco, copro questa là. No, aspetta, voglio fare una cosa. No, non posso fare la cosa pazza, sennò è la cosa più brutta che io potrei aver mai pensato. Vabbè, dai, adesso possiamo uscire perché siamo usciti vittoriosi da una bella spedizione in miniera. La nostra prima spedizione in miniera. Ma perché hai fatto... Vabbè. Tanto adesso dobbiamo andare via, quindi... facciamo il saluto adesso. Salutiamo i nostri piccoli Steve. Ok, piccoli Steve, anche questo secondo episodio finisce qui. Spero vi sia piaciuto. È assurdo aver trovato nel primo episodio 3 pecore. Nel secondo episodio aver trovato uno spawner. Mob spawner più altre pecore, così ok, si sta avvicinando uno zombie. Ok, l'ho visto. Un attimo, non si può fare uno saluto senza che ci sia uno zombie, vero? Mi sa che lo zombie voleva salutare pure lui. Va bene, allora ciao zombie, dai, fai anche tu saluto. Non lo fai il saluto, allora muori. Ok. Bene, allora, quindi ragazzi, questo episodio è finito qui. Spero vi sia piaciuto. Scusa, mi sono messo davanti a te. Vabbè, non fa niente. E io, ragazzi, vi auguro un buon game. Piccoli team. Ciao.